LPG Esports di Noise Mumbai ad accompagnarvi. Siamo tornati anche noi qua in European Masters dopo quella breve pausa, più la prima settimana, diciamo, torniamo anche noi quindi in campo nostrano. Oggi non avremo però italiane da accompagnare, quindi è vero, un pochino più di fiato, tiriamo un po' di fiato. Oggi diciamo uno dei gruppi sul quale abbiamo meno stakes, meno investimenti. Non è uno dei gruppi dove vediamo dei nostri team italiani, non sono i per adesso doloranti Magico né i sorprendenti e trionfanti Makers. Oggi andiamo a risolvere le questioni del gruppo B, dove per certi versi possiamo dire di avere un po' di anche uova nel paniere. Abbiamo i G2 Arctic, dove nella cui botlane vediamo il nostro caro vecchio Efias. G2 Arctic che non se la stanno passando troppo bene, però già per adesso all'interno di questo gruppo con 1-0-3 che li separa in maniera piuttosto netta dalle altre tre squadre, per adesso su quel 2-1 paritario. Già, e vorrei dirmi sorpreso, però abbiamo accompagnato un po' durante il play-in di questo European Masters i Makers, abbiamo visto però che anche lì G2 Arctic nell'altro gruppo stavano comunque faticando, sono riusciti alla fine comunque a qualificarsi, ma non con scioltezza, ecco, diciamo così, quindi ti puoi aspettare un risultato del genere, magari non te lo augureresti, però può capitare per l'appunto, da un team che ha avuto un traballante inizio proprio nel play-in. È un po' un peccato, è un po' un peccato, questi G2 Arctic erano la squadra che nella Super League avevano passato praticamente l'intera stagione regolare a dominare la competizione per poi arrivare ai play-off con un risultato decisamente insoddisfacente alle semifinali, arrivare qua e appunto sì, farsi strada in maniera un pochino faticosa attraverso l'intera competizione. Oggi hanno ancora la possibilità di cercare il miracolo, cercare il 3-0 che li porti in un eventuale spareggio a 4, ma appunto è una delle loro poche e anzi quasi uniche speranze. Gli unici altri sogni che possono avere i G2 Arctic sarebbe rubare uno spareggio per un secondo posto. In ogni caso, se vogliono sperare di avanzare, devono vincere tutte le loro partite di oggi, partendo proprio con la prima contro i Shimes e Sapap, e poi doversela pure giocare su eventuali spareggi. Quindi già, da 0-3 dovrebbero passare ad un 4-3 praticamente almeno, che è decisamente quindi inaspettato, perché le altre tre squadre le vediamo piazzate su quel 2-1 tutte e tre, con chiaramente la vittoria contro i G2 Arctic e poi una sorta di carta sosse forbici nel battersi a vicenda, qualcosa che possiamo ritenere anche abbastanza inaspettato, considerato che una di queste squadre è la squadra vincitrice che arriva dall'IBL, gli Shimes e Sapap, che arrivavano in questo girone da praticamente sfavoriti totale anche dopo l'inserimento dei G2 Arctic, quindi già vederli con due vittorie dalla loro è una grande sorpresa. Questo è vero, e potrebbe anche regalarci per l'appunto magari qualche spareggio, potrebbe effettivamente verificarsi all'interno di questa giornata, però è innegabile che al di là di Efes all'interno dei G2 Arctic hai un po' una preview di quello che ci aspetterà con i Magico, perché siamo anche lì su quello 0-3, quindi quello che ti aspetti che possano ottenere i G2 Arctic, bene o male, è un rimando, ti stai già un po' abituando a quello che potresti sperare di ottenere con i Magico stessi, quindi sì. Ci stiamo preparando. Qualora ci sia un tifoso dei Magico e anche dei G2 Arctic, avrà comunque, c'è un modo per prepararsi a questo. Esatto, oggi è la versione un po' light di giovedì, dove giovedì arriverà purtroppo la schiacciata un po' che, beh, ancora tutt'altro che garantita, però decisamente non probabile. Non diciamo niente, perché però appunto lasciamo aperte tutte le speranze, perché sennò se ci mettiamo anche noi. No, assolutamente, noi basta. Non si giocano neanche più le partite. Direi proprio di no, direi che non è il caso. Detto ciò però, per appunto, abbiamo un interessante match, Iago Rogue soprattutto, non vedo l'ora di vederli finalmente in azione da proprio commentatore, dovremmo essere a breve nella selezione dei campioni. Ma signori, eccoci qua, per appunto, G2 Arctic, con cui abbiamo iniziato a parlare, contro, per appunto, il team avversario Red Side, mentre Blue Side si parte subito con Seraphine Ban. Già, tra l'altro, noto giusto adesso in corso d'opera che abbiamo una sostituzione per G2 Arctic. Non abbiamo nemmeno Efias su quella corsia inferiore. Arriva Watson a sostituire il supporto della composizione. A quanto pare, dopo lo 0-3 c'è bisogno di rimescolare un po' le carte in tavola, oppure forse motivi di salute e qualcos'altro di cui non siamo pienamente a conoscenza. In ogni caso, siamo in selezione campioni. Seraphine, primo ban, sembra essere una costante abbastanza ormai diffusa nel competitivo, anche se vedere dal lato blu significa comunque che per una squadra non è, diciamo, augurabile andare a selezionarla tu stesso. Seguono i bandi Ekrim per i Shimes e Sapap e Nocturne per i G2 Arctic. Nocturne, un campione che abbiamo visto emergere soprattutto all'interno di questo U Masters come potentissimo flex su praticamente tre ruoli diversi. Sì, è un Nocturne che almeno in campo European Masters ha sempre avuto un po' quel peak simpatico, quel flavor, esatto. Oltre al fatto che adesso però appunto lo puoi flexare molto di più rispetto a prima. Arriva quindi il ban, Thresh segue comunque, in ogni caso una forte frontline barra peeling assoluto. Thresh è
devastante. E non soltanto, abilita campioni come Jinx o addirittura abbiamo visto anche proprio in Campio Master Aphelios ancora. Già, ritornare un pochino in pompa magna, questi AD carry, questi hyper carry da range ampissimo ma da mobilità molto limitata, trovano sicuramente un'ottima casa a fianco di quel Thresh. E a proposito di carry, insomma, già con l'emozione di Tristana, Kai'Sa si inizia a scendere un pochino sulla lista delle priorità, perché quelli sono tipicamente i due tiratori un pochino più gettonati assieme a quella Jinx ormai del meta attuale. G2 Arti quindi alla prima selezione, ovvero un Orianna, potenzialmente andando quindi subito a mettere qualcosa di molto confortevole, molto standard nelle mani di Frescovi su quella corsia centrale, e lo confermano, quindi partono direttamente dalla mid lane, la loro priorità assoluta è lì. Non ci sono movimenti verso la giungla, cosa che con la rimozione di qualche pick mi sarei forse aspettato di vedere un pochino più prioritario. D'altra parte campioni come Udyr, Lilia, ancora molto importanti nel meta della giungla, spesso vanno un pochino a ruba nelle prime fasi di pick. Sì, più che altro il pick proprio della mid è qualcosa che stona un po', a maggior ragione se poi le affianchi a Orianna. È un blind pick quando effettivamente non vuoi rischiare nulla, non sai cosa potrebbe prendere il team avversario, prendi un'Orianna e ce l'hai già posizionata. Non lo so, forse nell'eventualità che magari avrebbero preso il team avversario, in ogni caso arriva subito Rell e arriva Kali, quindi ancora una volta qui si arriva già, potrebbe addirittura arrivare una giungla ancora un po' interdetta per la seconda fase. Vediamo, vediamo cosa vogliono puntare a fare. Sì, immagino che per i Shams e Sapap l'obiettivo sia comunque di vedere la selezione del jungler dell'avversario, visto che comunque non hai paura che finiscano i jungler, ce ne sono ancora diversi abbastanza prioritari. Se riesci a costringere l'avversario a svelarlo e poi piccarlo in terza selezione dal red side prima di andare verso la seconda fase di ban, puoi già giocare un pochino su una sorta di counter pick tra virgolette. Ma se i G2 Arctic non svelano il loro jungler in queste selezioni e il primo lock di Alistar già ne rimuove una delle due, allora puoi andare a selezionarlo tu stesso e poi bannarne due in la seconda fase di ban per limitare molto il potenziale di Koldo, perché Koldo si è forse fatto un po' si è messo un pochino in mostra come giocatore, uno dei giocatori più validi di questa squadra, soprattutto durante i play-in, e infatti adesso raccoglie subito quella Lilia prima che si possa arrivare a una seconda fase di ban. A questo punto aspetto per i Shams e Sapap la risposta sul jungler e poi andare a giocarsi la fase di ban su due ruoli che a questo punto sono equilibrati, entrambi team manca un top laner e una di carry. Sì, parlando proprio dei carry, ne vediamo già due comunque rimossi la torre side, quindi arriveremo in ogni caso. Mi piace, frizzante. Sì. Frizzante quello, questo Kane. Quello mi è piace. Il buon Kane che arriva contro Lilia. Quello è proprio il counter pick made in Corea di Canyon del Blue Kane. Potremmo vedere tornare Kane, Blue Kane da artiglio del predatore Muramana per massimizzare tutto quel danno su jungler fragili come quella Lilia. Qua Spooky sicuramente porta un po' del suo repertoire personale e si va appunto verso la seconda fase di ban bersagliando quei ruoli rimasti. Gli AD carry ancora prioritari. Zaya, uno di quelli forse più importanti. Iniziando a cadere, a esaurire, come mosche, vediamo anche perché ricordiamo ovviamente in uscita red side potrebbero tranquillamente loccare quindi una di carry con genere a loro, magari spingere ancora una volta i G2 Arctic, ma dubito che l'ultimo ban sia ancora un'altra di carry perché puoi ancora bannarne due virtualmente con due slot disponibili. Bisogna e vedere punto quanto a fondo vogliono andare queste squadre di carry ancora plausibili. Aphelios, ad Aphelios manca quel trash, quindi se si va proprio in fondo puoi andare a prenderlo anche senza quella difesa la sua. Comunque campioni come Rell, come Alistar possono comunque creare un po' di peeling per il proprio AD carry. Quello è vero. Abbiamo ancora Ezreal, forse uno dei più tranquilli. Varus è un altro che stava un po' ascendendo, anche lui chiaramente idealmente con un supporto che possa proteggerlo, però Shimes e Sapap tirano dritto sulla top lane, non vogliono svelare la AD carry fino all'ultimo secondo. Ok, stiamo a vedere, vediamo la risposta. Adesso sei comunque contro un Sion, puoi scegliere di giocartela ad armi pari con un altro tank oppure giocare qualcosa di un pochino più diverso, perché tanto avrai vita più o meno facile. Lui farmerà, tu farmerai, poi si vedrà nel team fight quale delle due supreme avrà maggiore impatto. E alla fine arriva Aatrox a rispondere a Sion, quindi qualcosa che punta per Oscarini ad avere qualcosa di un po' più aggressivo, un pochino più da carry, da protagonista. Più che contro altro Sion è un po' complesso nella fase di corsia, per Sion puoi cercare di itemizzare in maniera difensiva e poi rischi di rimanere indietro e outscale da un tank che non puoi abbattere. Non solo, ma anche nel team fight comunque hai una Rell che va in avanti, Sion che è un grande tank, Kane che scompare dentro le persone, Akali che è molto sfuggevole. Per Aatrox mettere a segno i knock up e levare Q non è semplice in questo team fight. Già, decisamente. Vediamo, vediamo.
vediamo, vediamo, potrebbe essere Vane, potrebbe essere ancora Samira. Comunque Samira Rell è la combo basic creatasi proprio con l'uscita di Rell stessa e di Samira, quindi è vero, è vero. Andarla quindi a ripescare non è male, giochi più sulla fattibilità della comp che il power up vero e proprio. È vero, e arriva, quindi carry. Samira ad affrontare Sivir in fase di corsia, una bot lane che con questo scontro diretto abbiamo visto veramente poche volte a livello forse globale, perché Epias, Sivir già di per sé è un AD carry molto sfuggente da quella bot lane, l'abbiamo vista veramente poche volte e sono anche abbastanza curioso di vedere quale versione di Sivir sarà questa, perché abbiamo visto anche delle comparsate di Sivir dal letalità come una sorta di AD carry da poco, quasi come un Varus a ricoprire un po' quello stesso ruolo, però mi aspetto che in questo caso, soprattutto perché stai affrontando anche un tank bello corposo in quel Sion, sia una Sivir più tradizionale, una Sivir più da tiratore irregolare, quindi sono decisamente curioso di vedere quella bot lane. Samira, anche lei una ricomparsa quasi dettata dalla necessità, perché abbiamo visto quanti bandi AD carry sono arrivati, quindi mi aspetto anche che molto di questa partita non ruoti molto attorno alla corsia inferiore, per quanto ci siamo spinti sempre più in basso in quella selezione campioni, lasciare addirittura il last pick totale a VCC per dargli l'opportunità di vedere l'intera squadra avversaria prima di selezionare il suo campione, comunque andare su qualcosa che è ben lontano dal meta attuale totale, e vediamo che impatto avrà all'interno della partita, perché Samira molto spesso la vediamo come una AD carry da o tutto o niente. Già, esatto. Tra l'altro entrambe comunque possono parare diversi colpi, tra lo scudo di Sivir e la W di Samira stessa, chi con Chakram, chi con i colpi di pistola. Ma signori, basta chiacchiere, è il momento di cominciare questa prima partita dell'European Masters, si ritorna quindi sul grande palco, stiamo a vedere come andrà. E ci siamo, signori. G2 Arctic contro Samses Up Up, hashtag G2AR win contro hashtag SSU win per queste squadre. Ricordiamo, G2 Arctic 0-3 nello score all'interno del gruppo. Per loro ogni partita è una lotta per la sopravvivenza. Questo game deve essere vinto se vogliono sperare di avanzare alla fase successiva, alle eliminatorie. Ed è una strada tutta in salita per loro, mentre i Samses Up Up sono il primo team di quella situazione di pari merito a 3 che troviamo sul resto del gruppo, che potrebbero fare il passo avanti verso la vetta. Chiaramente è una vetta abbastanza affollata e si risolverà soltanto nel corso dell'intera giornata, perché vi ricordiamo, oggi si risolve l'intero gruppo, non come settimana scorsa dove facevamo qualche partita di qua, qualche partita di là. Qua si finisce l'intero gruppo B quest'oggi, salvo nell'eventualità in cui dobbiamo disputare più di una partita di spareggio. Nel caso le partite di spareggio slitterebbero a domenica, ma se c'è anche soltanto un game di spareggio lo mettiamo in fondo alla coda, ne facciamo 7 oggi, non è un problema, e chiudiamo qua le danze. Intanto abbiamo visto partenza Red Buff con assist e liscio da parte di Clowny su Spooky. Sarà interessante vedere anche per appunto questo confronto, perché qualora fosse veramente volesse ricalcare subito un po' di aggressione immediata su Sumo da parte di VCC emersa, i danni forzano l'healing, sotto ustione l'ultimo colpo, buoni danni che metteranno subito in gravi difficoltà una Sivir che tra l'altro ricordiamo early game deve carburare, poi ovviamente avrà quel suo innato clear pazzesco tra Chakram e W. Già, e niente male, devo dire, questo all-in VCC emersa subito ben convinti, ben chiare le loro intenzioni su dove puntare quella sinergia tra Rell e Samira, per quanto a Samira sia stata tolta l'opportunità di scattare e sospendere le micronarie su ogni controllo, ma soltanto sui knock-up, i controlli normali la fanno semplicemente scattare. Per Rell ha un bel knock-up già a livello 1 con quella ferromanzia, quindi subito a sfruttare quel potenziale, subito a mangiarsi due summoner spell avversarie, così come loro stessi ne hanno utilizzate due, però ottenere priorità totale sull'ondata, sulla lane d'ora in poi, e vediamo dove questo li porterà, perché contro Sivir già riuscire a ottenere una sorta di vantaggio di priorità di corsia nei primi livelli è importantissimo. Sivir pusha così bene con il suo kit, tanto e tanti danni da distribuire su tutta l'ondata per pulirla rapidamente. E per l'appunto stavo anche parlando di questo confronto tra la Dua Jungla, giustamente parlando della differenza tra questo Kayn e questa Lilia, hanno timing completamente diversi. Per quanto Kayn stesso segua molto bene tutto sommato il power farming da parte anche di Lilia stessa. Sarà interessante perché hai fatto riferimento giustamente a Canyon e nel suo caso era riuscito addirittura ad azzerare fin da subito l'early game con una forte aggressività, cosa che non ci si aspetta sempre da un Kayn che deve anch'esso carburare per poter arrivare a quella forma blu. Kayn si dice sempre, finché non si trasforma è come se fosse mezzo campione, poi diventa un campione e mezzo. Forma blu che tra l'altro deve puntare a campioni da agitata, quindi chiaramente i due carry, Sivir e Orianna, sono bersagli primari. Anche Lilia, se non vado errato, dovrebbe dare dei globi blu, perché la sua agitata, per quanto un po' ridotta, è classificata come quella di un campione ranged. Qua
Ottimo giro da parte di Spooky, che riesce persino a eludere quel lume. Lume che è stato visto da Spooky, quindi lui sa che i G2 Arctic hanno visione lì e che loro non arrivando sanno che... da quel lato del cespuglio non sanno che si trova in quel cespuglio. Quindi l'aggressione potrebbe arrivare come veramente un'enorme sorpresa, ma decidono alla fine forse di trattenere. Una piccola aggressione da parte di questo Alistar. Supa in ogni caso comodo sotto torre a farmare. Alla fine Spooky retrocede, d'altronde non hanno boccato l'amo perché hanno provato, non dico a frizzare, ma a rallentare il clear della wave. Ma gli Darti che non hanno boccato l'amo e quindi per Spooky c'era poca entrata. Sì, un vero peccato. Alla fine si stava anche avvicinando Cold a quella zona inferiore. Un 3 contro 3 in queste fasi iniziali con... un Kane che certo avrebbe fatto scorpacciata di globi per eventualmente avvicinarsi alla trasformazione, ma ancora aveva un pochino poco da offrire, poteva essere una situazione un po' rischiosa. Quindi alla fine si ritorna tutti al proprio farming, al proprio avanzamento, al proprio accumulo. Per adesso i G2 Arctic stanno trovando un leggero vantaggio in gold dalla loro, hanno qualche centinaio di unità di vantaggio, principalmente grazie alla differenza in CS che si sta formando sulla corsia superiore, dove Launi sta facendo chiaramente fatica a reggere la pressione e l'aggressione di un Aatrox con il suo Sion, soprattutto perché la top lane è completamente abbandonata dai due jungler. Entrambi i jungler li abbiamo visti passare molto tempo sulla zona inferiore di mappa, e quindi quella top lane sa che non ci sarà assistenza esterna, e quindi questo permette a Oscarino di giocare in maniera ancora più aggressiva. Dato corsia centrale, rapido sguardo. Un buon farm da parte di Freskowi, che ovviamente sta mettendo un po' a stecchetto alla Kali, ma giustamente matchup ranged contro Melee con quest'ultima che dovrà raggiungere il 6 prima di cominciare a essere veramente un problema ostico. Ferromanzia su 2 va a bloccare entrambi i player degli Udartic. Con un bel po' di HP, però teletrasporto. E per Mersa c'è poco da fare, questo sarà un primo sangue per Supa. Ultimo attacco, Chakram evitato, ma poco può fare. Primo sangue conquistato e addirittura l'ingresso da parte di Oscar. Si portano a casa una doppia uccisione G2 Arctic. Buon modo per cominciare. Un teletrasporto, tra l'altro, anche ben risposto inizialmente da VCC, ma che a quanto pare sia un po' tardato nel confronto. Sì, qua sono stati molto bravi G2 Arctic a leggere l'azione avversaria e chiuderli, perché Mersa si era spinto veramente avanti pur di interrompere questo recall. VCC stava seguendo il suo supporto, ma il teletrasporto alle spalle ha subito chiuso la via di fuga. Per VCC non c'era altro da fare se non cercare di scappare, ma anche destreggiarsi attorno a tutte quelle Q di un Aatrox che già ti sta distaccando di un livello e ha tutti quei danni dalla sua. Era assolutamente impossibile, ci ha persino provato con il flash alla fine, ma senza veramente niente da fare. G2 Arctic quindi impennano con queste due uccisioni, portandosi quasi su 1000 gol di vantaggio già dalla loro. Già. Vediamo, perché questo sarebbe sicuramente un buon modo per cominciare questo early game e avere quindi un facile trampolino early to mid. D'altronde abbiamo parlato della composizione avversaria, però quella dei G2 Arctic comunque trova ottimi risvolti nel teamfight. Ha un sacco di ball delivery system tra ovviamente quell'Aatrox e lo stesso Alistar, il DPS di Sivir che poi ovviamente diventerà devastante anche in termini di wave clear. Insomma, ci sono diverse combo che puoi attuare all'interno del teamfight. Sì, questo è sicuramente vero, e anche è vero il fatto che i Shams e Sapap hanno dalla loro una composizione che si basa quasi molto più sull'individualità. Qua rischiano tra l'altro di finire in un'altra trappolona e boss. Una volta Alistar sta puntando a VCC, arriva quel breve flash, il pulverizzatore, il knock up, lo stordimento, mentre cercano di chiudere con l'addormentamento proprio sul povero Mersa, che verrà quindi trovato sotto uccisione ai danni proprio di Supa. VCC cerca il movimento, ma contro il move speed di Coldo c'è poco da fare. Ultimo attacco, una Q finale forse. La conclusione è inevitabile. 4-0, G2 Arctic, questa sì che è una vera impennata. 13.200 gol di vantaggio contro gli 11.005. È una bella ripresa qua, G2 Arctic. Tante belle uccisioni e nelle tasche giuste. 2 su Sivir adesso, 2-0-1. Questo hyper carry dalla bot lane è partito veramente con il piede giusto. Rivediamo ancora una volta questa azione. Sempre la due lane di VCC e Mersa molto estesi nelle fasi avanzate di questa corsia, che si troppo prendono aggressivi. Tutta l'aggressione. Molto bravi G2 Arctic a dividere le attenzioni, spostare 2 DPS su quella rail perché era quella più resistente, quella più vicina alla torre, quella che poteva fuggire più facilmente. VCC ha detto sì, è una Samira, ma non ha veramente un flash per fuggire, non ha veramente una via di fuga valida. Lasciamo che Alistar prenda un po' di tempo, la rallenta, e poi permettiamo ai nostri altri alleati di seguire per chiudere la seconda uccisione. Purtroppo ci fosse stato almeno quel livello 6, quel glitto infernale, VCC poteva sperare in un outplay, ma niente da fare, non è stato questo il caso. Altre 2 morti cedute,
Giduardi che sono quasi quindi adesso a 2000 gol di vantaggio dai loro nemici. Un distacco notevole su questo early game. Un gran bel distacco e per l'appunto già si può notificare, l'hai detto, è anche ben distribuito con due su questa Sivir che può fin da subito andare già verso la componente della faretra. Intanto si va dritto per dritto verso anche il picchi per questo Aatrox e poi l'oggetto medico, tra l'altro c'è anche il Culling già all'interno con 40 stack, quindi sta farmando anche molto bene, avrà quell'ottimo boost monetario alla fine. Questo porta adesso i Sappap a doversi piazzare in un inseguimento e dover cercare di far decollare i loro assassini, i loro campioni da azione individuale, con quel Kane che è ancora ben lontano, immagino, la trasformazione, non abbiamo visto interfacciarsi con nessun altro avversario. Quella Kali che purtroppo sta un po' soffrendo la fase di corsia contro Orianna e non ha trovato finestre di aperture per spostarsi altrove e cercare aggressioni. Qua i Sappap stanno rimanendo molto indietro rispetto alla loro progressione di gioco, perché sono loro in realtà che vorrebbero snowballare e chiudere le distanze sugli avversari, mentre sono proprio G2 Arctic invece nella realtà, nella partita vera e propria, a decollare con il vantaggio. Questo è molto spiacevole, per quanto un primo drago possa darti qualcosina su cui basarti, un drago della montagna che farà felici sì Rell e Sion, ma oltre a quello il team avversario arriverà molto comodamente agli strumenti per gestire quelle resistenze. Ancora una volta cerca l'aggressione, se un altro troverà qualche stack blu, uno di più, però è già qualcosina per Spooky, ma d'altronde abbiamo detto è una situazione un po' complicata per i Sappap. Arrivo in Suprema di Clowny per cercare di pulire il più possibile. A livello di farming non sarebbe neanche male. Fossero 0-0 avremmo probabilmente un vantaggio monetario lato Sappap. Il problema sono purtroppo queste differenze di azione, no? I Giduarti che non solo hanno risposto bene, ma hanno punito molto bene, soprattutto in quella corsia inferiore. Sì, ed è un po' una di quelle differenze fondamentali che ti aspetti in effetti da una squadra di una regione, di un IRL un pochino più sviluppato, un pochino più competitiva come la Spagna, nei confronti invece della IBL, che per quanto può magari brillare con un po' di azione individuale, un po' di outplay singolare, plays di questi giocatori, quando si tratta di azione macroscopica può a volte svelare delle debolezze, come è stato con quella corsia inferiore, quel teletrasporto, tutta l'azione costruita da Oscarinen per trovare il primo sangue, quelle prime uccisioni, è stato veramente ottimo. Cercano di concludere, aggressione, buona la Q da parte di Clowny, cercano con l'onda d'urto l'uccisione su Clowny e troveranno addirittura da parte di Coldo la conferma finale. Mentre qui, bellissimo su VZZ, cercando il follow up, lo stesso Oscarinen con la sua doppia Q, forza il flash di VZZ costretto sotto la propria torre al fianco di Mersa e Clowny a concludere ovviamente le retrovie per cercare di difenderle. Situazione veramente pericolosa, pagano ancora una volta con un'uccisione e per fortuna solo una, per quanto guadagnano un messaggero. 11 minuti e 50, quasi 12, ancora 2 minuti prima che quelle placcature cadano. Devono far funzionare questo messaggero se vogliono almeno cercare di non di mettere il piedino nella porta. Eh sì, per forza. Qua il vantaggio in gold cresce ogni volta che guardi verso l'alto. Ormai siamo quasi a 3000 unità per i G2 Arctic. E quel messaggero potrebbe permetterti di avere un attimo di respiro, magari abbattere almeno, non dico una torre, non dico una prima struttura, ma qualche corazza, un po' di gold in più per riprenderti, per cercare di dare un po' di risorse a questi carry che hanno bisogno, hanno necessario bisogno di riprendersi. Swowers con questa Akali è ancora molto indietro, così come Kane e anche Samira. E qua si rischia di rimanere ancora di più. Forza nel flash di Spooky. Ah, purtroppo ho citato il... abbiamo citato il Kane di Canyon. Qua non è forse questo il caso. E purtroppo abbiamo detto, Kane è un rischio, per quanto frizzante è un rischio. E purtroppo si paga lo scotto. Ormai il trecesimo minuto, ci sono già componenti, alcuni hanno già concluso addirittura primi oggetti come la Clessidra di Zonia per Coldo stesso, che lo renderà ancora più difficile uccidere e andrà a negare anche il DPS di Kane stesso, di quella suprema, quando cercherà magari di entrare per giustiziare uno di quei player squishy come può essere per appunto Lilia. Zonia, schiocco di dita, spazio temporale, non puoi fare danni, ne esci fuori senza aver fatto nulla. Eh già, questo rende un po' più scomodo perché in cercare di avvantaggiarsi su quello scontro diretto. È qualcosa che almeno rallenta un po' la progressione di Lilia verso una build della cui efficienza vorrebbe vantarsi un po' di più e un pochino più in fretta magari, però
ci porta comunque una situazione di estremo vantaggio. Ormai siamo a oltre le 3000 unità d'oro di vantaggio. Con le corazze che stanno per abbattersi, quel messaggero deve un po' manifestarsi. Infatti Spooky appare su quella corsia centrale e tira giù l'occhio, perché almeno quei 320 gold vuoi prenderli su questa mid lane. Almeno un po' di risorse vuoi darle a questa Kali. Però attenzione, addormentamento, un po' di aggressione, onda d'urto! A che prezzo però? Quelle due placcature e nulla di più. Non arriverà nemmeno la terza. Due sole placcature e la morte senza di Spooky. E questo sì che va a ritardare ancora di più tutto ciò che vorrebbe fare. Eh sì. Cercano su Supa, ricordiamoci che però c'è sempre quello spell shield fondamentale, con la quale Supa sta giocando anche molto bene, l'abbiamo visto anche prima, no? Continuare a punzecchiare Mersa finché non parte quella Q, arriva lo spell shield immediato, guadagni anche di mana. Eh sì, quello è uno strumento estremamente utile e prudente quando vai ad affrontare fonti di engage così potenti come quella Rella. Molto spazio guadagnato con dei G2 Arctic, sempre più possenti, quasi 4 adesso le migliaia d'oro a separare dagli avversari. E vedere un Kane 0-2-0, vedere una bot lane di Samira Rell, entrambe 0-2-0, vedere una Kali 0-0-0, nessuna morte, sì, ma neanche nessuna kill, nessun assist, nessun piccolo vantaggio su cui cercare di imbastire uno snowball. Qua purtroppo i Shams e Sapap stanno rimanendo sempre più indietro, in una gara dove comunque a un certo punto avrebbero finito il gas rispetto ai loro avversari. G2 Arctic sono in una fantastica posizione per portarsi verso un mid game e poi eventualmente anche un late game di grande successo. Sì, il problema è che loro andavano a gas ma hanno messo benzina. Questo un po'. E non sono partiti proprio. Perché anche il discorso che facevi te giustamente, no? Akali vorrebbe creare qualcosa, ma il problema è che la duo bot ha giocato così in maniera aggressiva da non lasciare spazio. Buona aggressione però che si sposta su Oscarin. Ottimo il flash, l'ultimo colpo, il follow up. No, è ancora vivo. Questo è tragico per i Sapap, tragico. Già, anche investire tutte queste risorse verso la top lane non ti ha dato niente. Ti sei preso il flash di Aatrox, ma basta, nient'altro. Lasci campo libero a Silvia su questa corsia inferiore. Questa sarà una torre che cadrà, già la seconda della partita per i G2 Arctic. No, anzi, la prima. Guardato lo scoreboard che la si è aggiornato un po' troppo presto, a quanto pare, mi ha fregato. E adesso addirittura Oscarini potrebbe cercare la vendetta nei confronti dei suoi avversari, ma lo vedi che fanno molta più fatica i Shams e Sapap a riprendersi su quello che è stato una fase di accumulo decisamente svantaggiosa. 5000 gold adesso a separare le squadre. Già, intanto arrivano comunque i primi oggetti mitici per quanto riguarda se un altro Aatrox, Freskowi e Supa, che tra l'altro a quanto pare avrà un'intimidazione un pochino più standard. Sì. Non sì. Letalità. Non letalità, molta aggressione, tempo letale comunque. Ma va bene, aggiunge ma tanto va bene. Di quel DPS a Sivir che pensavi fosse, forse sarebbe stato anche un pochino più necessario dopo aver visto quelle frontline di Rell e Sion, ma in realtà per come sta progredendo la partita non ce n'era nemmeno così tanto bisogno. Il vantaggio acquisito in early game potevi persino cercare di snowballarlo in una fonte di letalità. Alla fine però stanno arrivando gli oggetti mitici anche per i Shams e Sapap. Abbiamo l'artiglio del predatore per Spooky, abbiamo il mititore notturno per Two Hours, abbiamo l'arco scudo immortale finalmente per VCC, così anche la sua Samira può cercare di iniziare a mettersi un pochino più in gioco, però rimangono sempre indietro di qualche passo rispetto agli avversari. Situazione assolutamente non facile. È arrivata comunque la trasformazione alla fine per il Kane dei Sapap Spooky. Si potrà se non altro cominciare adesso a trovare, si spera almeno, con l'apporto anche di una Kali che purtroppo molto passiva, ecco, potremmo chiamarla così. Non vorrei dire assente perché però appunto non c'è possibilità quando i tuoi compagni stessi giocano in maniera così aggressiva a cercare un flank. Ma attenzione, proprio a cercare un dive su Oscarinin ancora una volta. Ricordiamo, il flash non c'è, Suprema sì, sterminatore di mondi. Vanno a bloccare la wave, ma forse stanno aspettando la loro. Eh sì. Per avere almeno quel primo colpo in più. Ci vorrà un po' e si stanno muovendo dal resto della mappa. Devono tornare indietro purtroppo. Niente da fare. E addirittura potevano cercare di chiuderli gli stessi G2 Arctic. Potrebbero ancora cercare di chiuderli o venire chiusi a loro volta. Basta girarsi per i Sapap. Sì, ancora forse una mezza possibilità, ma hai visto, quella è stata un'azione che ci ha messo decisamente troppo tempo ad andare in porto. I Shams e Sapap non hanno calcolato bene l'ingresso della loro ondata e sono rimasti a fissare quell'Aatrox nelle palle degli occhi finché non c'era più modo di continuare l'aggressione, perché la sentivi la pressione invisibile di quell'Orianna, di quell'Alistar, di quella Lilia che erano spariti dai radar e stavano iniziando ad arrivare a soccorrere l'Lord Top Laner. Quello è già un 4 contro 1 che sotto una torre contro un Aatrox con Succhia Sangue Suprema rischi un po', rischiava comunque di diventare un 1 per 1 in un 1 contro 4. Figuriamoci se ci metti gli elementi di tutti gli altri giocatori dei G2 Arctic che arrivano ad assistere il loro top laner.
Cioè, abbiamo visto addirittura Spooky vedersi negato quel red buff alla rubessa Cremisi e adesso andare verso il messaggero. I G2 Arctic stanno concludendo molto bene quest'ultima fase del mid game per andare verso un Celer late game. Attenzione, questa volta l'ondata c'è. Manca Sion, ma arriva il teletrasporto, parte a Cali, poco importa, cercano su Ferromanzia, sul povero Scarin, tutti su di lui, si lanciano come i pazzi. Un agglomerato di persone, una bagarre, una folla totale. Trovano torre in risposta però anche di Artica, quella di Sapap e di quell'uccisione. È uno scambio non certo paritario, perché vai a cedere due torri per una torre e una kill. E tanto tanto farm, tanta tanta libertà per i carry dei G2 Arctic, ma è uno di quegli scambi che sei quasi obbligato a fare in questo caso per i Scienze. Almeno Zappa. È qualcosa. Almeno è qualcosa, almeno una prima kill. Tra l'altro raccolta da Samira, quindi sei pure contento di dove quelle risorse siano andate. È qualcosa che ti permette di ripartire un attimo, di rifarti un pochino, di bloccare anche soltanto a livello mentale quella carica, quello snowball che si stavano portando dietro gli avversari. Sì, anche perché comunque Sion era in corsa inferiore, quindi la torre top sarebbe comunque caduta. In mid, in ogni caso, c'è un messaggero utilizzabile, quindi sarebbe caduta a prescindere con o senza l'intervento di Akali. Però appunto, almeno hai fatto accadere qualcosa, almeno hai messo quell'uno sul tuo tabellone. Già, ed è qualcosa che adesso speri che inizi a trasformarsi in qualcos'altro. Speri che una volta magari un pochino più avviato verso delle fasi più incentrate a uno scontro anche forse un pochino più caotico, un pochino più raggruppato, non dico teamfight pieni 5 contro 5, però qualche schermaglia un pochino più avvincente, un pochino più dispersa. Potremmo vedere magari quella Kali, quella Samira finalmente entrare in scena con le loro azioni individuali e cercare di fare qualcosa per questa squadra, anche se la differenza tra i due team si conta sempre su quelle 5.000 unità d'oro circa e sempre più oggetti stanno arricchendo gli inventari dei G2 Arctic. Ora per attenzione, buono il disengage da parte di Wajan, ma attenzione, sopra in flash, cercano l'addormentamento, lo trovano su Clowny prima che possa mettere veramente in pensiero quella Sivir. Ora libera comunque dai controlli avversari, mentre qui Oscarina ha fatto anche da ottimo peeling e distrazione per il tuo avversario dei Sapap, costretto quindi Clowny in fuga addirittura con Suprema. È stato un vero follow up da parte dei propri compagni, impossibilità di raggiungerlo. Esatto, ci hanno provato e Shams e Sapap tuffandosi in profondità hanno ricavato entrambe le summoner spell di Sivir e entrambe le spell anche di Aatrox, quindi comunque uno scambio dove sei abbastanza contento delle risorse rimosse dai tuoi avversari, hai investito non poco tu stesso, però non ci sono stati morti, non ci sono stati perdite per i Sapap, perché è la cosa più importante, non cedere altre risorse al team nemico, anche se non sei riuscito a partire tu stesso, è un'azione un po' paritaria in una situazione di grande svantaggio, che è forse il meglio che puoi sperare di ottenere. Questo drago, per quanto sia ancora un drago prezioso, certo quello infernale, però ancora ben lontano da un'anima, da qualcosa di più definitivo, rimarrà nelle mani dei G2 Arctic. Immagino che i Shams e Sapap non abbiano la minima intenzione di andare a contestare. Ma chi su questo fiume? Non hanno la minima intenzione e probabilmente non possono neanche farlo, veramente. No, molto rischioso in questo momento, quindi il vantaggio è abbastanza costante. Già, se c'è del drago, si continua sul movimento costante di mappa. Piano piano, forse i G2 Arctic potrebbero iniziare anche a volgere il loro sguardo verso il barone. Potrebbe essere un'opportunità con Sivir, che ottiene sempre più vantaggio, quasi 9.000 gold dalla sua. Quasi quindi 2.000 intere unità d'oro a distaccarla dalla di carry avversario. Ma dice anche il drago infernale comunque, l'anima sempre più vicina, sono comunque due draghi, pensa se avessero preso già anche il primo drago, a quest'ora si parlava di soul point tra molto 4 vero. Minuti e 30. Molto vero, un soul point minaccioso, ma comunque un soul point che adesso ha l'opportunità di arrivare con più stack di drago infernale della tua, che ti permette quindi di essere ancora più minaccioso, perché alla fine 4 campioni su 5 sfruttano molto bene le statistiche offensive e le vanno a bindare attivamente all'interno della loro ottimizzazione, quindi sia Aatrox che Lilia che Orianna che Sivir sono ben contente. Spooky di riposizionamento, come sempre si cerca un po' di aggressioni almeno su Frescovi, ma cosa fare? Flash è un po' maldestra la combinazione. Cercano comunque l'onda d'urto, almeno su due, arriva anche il doppio lock up, l'addormentamento, il tripudio di danni ed uccisioni, cade la duo bot dei Sapap, poco da fare per loro, G2 Arctic, inarrestabili, arriva adesso il messaggero proprio sul calare, sul limitare del cooldown stesso, prima che scadesse, si andrà quindi per la torre interna con Supa libero, quindi poter fare anche quanti più danni possibili, ci prova Kali.
Addormentamento non disponibile. Tutti i danni su Supo. Lo shutdown su Spooky. Troverà infine un minimo di redenzione. Ma adesso sono danni. Sono bruciature. Shutdown però ancora una volta questa Kali. Si risveglia. Arriverà lo stordimento. Buona Anastasi per guadagnare un po' di tempo. Almeno Spooky sarà salvo. E Frescovi a rispondere vendetta per quella doppia uccisione subita. Sia Supa che quindi anche Coldo cadono. Due con, se non sbaglio, avevano anche qualche taglia, almeno uno di due. Sì, entrambi con tagli succose, 3-1-4, infatti lo score che vediamo per sia il jungler che la di carry, adesso dei G2 Arctic, non e male. Tagli raccolte proprio dai due assassini dei sub-up, quindi comunque delle buone risorse ritrovate in questa fuga, in questo inseguimento, purtroppo stai giocando all'inseguirsi con una squadra che ha Sivir, quindi quella caccia grossa, quella suprema ti darà sempre il modo di entrare, distruggere, raggiungere i tuoi avversari, non è alcun problema. Per il G2 Arctic dedicare un po' di tempo, ma la chiusura poi trovata da Towers e da Spooky è stata veramente ottima. Con questi due assassini, concentrare inizialmente tutte le attenzioni su quella Sivir, danneggiare, rimuovere il principale DPS della composizione avversaria e poi anche per Towers inventarsi quella capriola Shuriken su una Lilia che sembrava essere messa abbastanza bene, invece viene un po' sorpresa da tutto quel danno aggiuntivo. Certo, è in una situazione dove poi comunque devi cedere la tua vita per aver reclamato quell'uccisione, ma il valore della kill trovata su Lilia va ben a superare quello del kill su Akali. Basta andare a guardare la differenza in gold per l'appunto, molto più assottigliato rispetto a qualche secondo fa. Esatto, sono scesi nuovamente sulle 4.000 unità, certo non so ancora dove i Shams e Sapa vorrebbero trovarsi, però un pochino più lontani da quei 5.000 che stavano crescendo di minuto in minuto che gli avversari vedevano in precedenza. Adesso si inizia a parlare di scontri un pochino più equilibrati, un pochino più paritari per quanto riguarda magari schermaglie o fight meno ordinati e più caotici, dove gli assassini riescono a brillare un po' di più. Già. Arriva la Supreme, se non fosse per quel bulbo esplosivo, Oscarin forse avrebbe dovuto optare anche per il flash, così comunque non è stato. Riposizionamento, c'è da dire che piano piano le frontline degli Chance Pop-Up cominciano ad essere sempre più presenti, questo è sicuramente fondamentale. I danni in ogni caso da un doppio assassino come quella Kane e quella Kali, affiancati comunque dai danni esplosivi di quella Samira, sicuramente ben si confano a quello che è invece il playstyle di G2 Arctic, che vuole essere un pochino più conservativo, no? Con le sfere di Frescovi, con Supa dalle retrovie, avendo quel range così aumentato con il proprio chakra. Sì, per Sivir giocare soprattutto una volta che hai preso quei due o tre oggetti di rimbalzo, principalmente colpire la frontline, però arrivare in maniera instancabile anche a trovare i carry sulla backline grazie a tutti quei rimbalzi, grazie a tutti quei proc della W, vuol dire distribuire il tuo DPS sull'intero team nemico, e questo è quello che rende Sivir un tiratore così pericoloso, anche se di per sé non ha un range di autoattacco così grande, lo fa tutto tramite le sue abilità e lo fa in maniera così dispersiva, così equilibrata su praticamente l'intero team avversario durante un teamfight ordinato. Per questo c'è bisogno di creare un pochino quel caos, di riuscire a chiudere le distanze, saltare addosso, eliminare quel mostruoso DPS prima che possa iniziare a spalmarlo durante il corso di tutto il teamfight. Adesso l'aggressione si sposta verso il fiume inferiore, o meglio l'attenzione di aggressioni, potremmo vederle proprio lo spawn di quel drago, se i Chance Pop vogliono provare a contestare fin da subito questo terzo drago possibile per i G2 Arctic. Non è ancora anima, ricordiamolo, però sono altri danni in più che vede aggiungere a una composizione che di certo non gli vuoi regalare più di quanto. Già, non è anima, però potrebbe essere l'opportunità per cercare un fight, Supreme di Sivir addirittura. Suprema da parte di Clownico, così come anche di Sivir, per cercare di riposizionarsi in maniera più efficiente. Clownico senza flash e le bruciature. Il follow up da parte di Coldo non c'è con l'addormentamento, ma poco importa perché Clowny viene sì salvato, ma a che prezzo? Spooky cade a seguito anche di Mersa e poi in double kill Frescovi trova sia Visisi che Mersa stesso. Sono già tre le uccisioni con Towers in fuga totale, soltanto Alistar a pagarne le spese. Già un 3-1 a favore dei G2 Arctic, ben contenti di questo trade. Sanno molto bene che non devono esporsi alla volontà del team avversario, anche se intorno a quel drago si deve fightare come gli avversari vogliono fare, si fighterà secondo i nostri termini. Sono loro a partire per primi a procare quella suprema di Sivir, a inseguire gli avversari, a creare quell'azione, facendo così i Shimes e Sapap non riescono a trovare, non riescono a creare quel caos che vorrebbero con i loro assassini e
guardi i DPS dei G2 Arctic possono continuare a fare danno senza mai temere veramente rivali. Sia Supa che Frescovi praticamente indisturbati nel corso dell'intero scontro, con Oscarini che fa da barriera architettonica e umana su quella landa, continuando a bloccare l'inserimento degli avversari e al contempo danneggiandoli, rispedendoli al mittente. Qua molto ben fatto. Questo Aatrox ormai sta diventando una muraglia invalicabile in molti di questi teamfight, e per questo è importantissimo cercare di creare quelle opportunità per gli assassini di raggiungere la backline, cercando un po' pathing alternativi. In un fight così lineare per i Shams e Sapap non c'è speranza di rivalsa. Sì, c'è anche a dire che purtroppo la duo bot non se la sta passando molto bene. Ormai Supa è un livello sopra, letteralmente, cioè, o meglio, è un oggetto sopra. E anche due livelli sopra. Pure. Quindi la differenza tra due tiratori si sente in maniera abbastanza chiara, che sia di score, di farm, di oggetti, di livelli. Supa, tra l'altro, si sente più la mancanza più che la differenza di superiorità. Si sente proprio la mancanza di danno da parte di VZZ, purtroppo. Questo è vero. Quegli S-score alla Devil May Cry con piroetta di grilletto infernale si sentono veramente mancare. E non è neanche facile, perché comunque tra onde d'urto, inocapi di Oscarinin, le testate da parte di Alistar, o un possibile anche addormentamento, non è facile giostarsi quel team fight. No, assolutamente, anzi, soprattutto perché abbiamo visto comunque VZZ manifestarsi in situazioni dove aveva raggiunto quel rank S e poteva cercare un inserimento con la Suprema soltanto quando i team fight ormai stavano volgendo al termine. Quindi quando magari il tuo tank è già morto, quando i tuoi assassini hanno già lanciato il loro combo, anche se sei pronto a entrare, il team avversario adesso ha soltanto te come focus. Non devono più preoccuparsi del tank, non devono più preoccuparsi degli assassini, devono preoccuparsi soltanto di aspettare il tuo ingresso e interromperti immediatamente. L'hai detto, ci sono così tanti controlli per cercare di bloccare quella Samira, che anche uno di quei teamfight dei sogni con grilletto infernale su tutti gli avversari sembra essere impossibile da aver perpetrato in versione prolungata. G2 Arctic adesso addirittura sul barone, però lo fanno resettare, forse vorrebbero cercare il fight più che l'obiettivo. Sì, beh, ormai quando hai un vantaggio così importante puoi tranquillamente cercare di concludere a suon di schiaffi che di tattica. Anche perché è un modo come un altro per fare leva sul proprio potenziale. Alla fine hai questo vantaggio, guadagnalo in qualche modo, meglio farlo rendere ancora più efficiente. Intanto doppio no cap, per stare molto attento qui però Alistar, ma ormai anch'esso è diventato una bella muraglia. Non è facile, ora il no cap, tutti i danni che si riversano sul proprio Crani, addirittura sotto i continui no cap, Supa a raccoglierne l'uccisione. Poco da fare per lui, il re di vivo, il colosso di Noxus non può fare altro che pulire le ward. Che Spooky in fuga, Spooky si sta cacciando in una situazione comunque scomoda. Kane un campione estremamente mobile, quindi può cercare di danzare un po' attorno alla pressione avversaria e trovare la fuga, ma non sarà così facile. No, direi che no. Riportato infine in mezzo ai compagni con quelle catene infernali, Oscarini a concludere l'uccisione con l'ultima smash di Q. Padellata in faccia, quella spada si fa sentire. Spooky purtroppo anche lui non completamente in forma. Questa partita per i Shams & Pup è scivolata velocemente dalle loro mani durante proprio l'early game e poi l'early to mid, ancora più tragico. Ora si va sul barone dopo aver preso quelle due uccisioni. Eh sì, con quel jungler ucciso l'obiettivo è ormai garantito. Barone conquistato e con un vantaggio del genere si sta veramente raggiungendo, sfiorando quasi le 10.000 unità. G2 e Arctic stanno puntando al loro primo punto su questo tabellone, 0-3, ma hanno bisogno di una giornata impossibile quasi. Perfetta. Perfetta, perfetta e niente di meno. E questo è un primo passo. Questo potrebbe essere quel primo game, quel primo punto su una giornata che comunque sarà in salita, perché se devi abbattere tutti e tre i tuoi avversari per riuscire anche soltanto a forzare lo spregio, il primo che trovi è comunque quello forse un pochino più semplice. Shams e Sapa, per quanto si mostrino sullo stesso score delle altre due squadre, chiaramente il team sfavorito in questa scalata verso la gloria e la redenzione dei G2 Arctic. Contro Misfits Premier e Agorog sarà ben più arduo. Situazione ovviamente ostica, però d'altro canto ti può forzare la mano, sai, no? Quel buff del tutto per tutto, do or die, può essere soddisfacente. Può essere anzi quello che serve magari a un team per essere spronato. D'altronde l'hai detto, serve la giornata perfetta, quindi non puoi fare di meno. Tanto vale che dai il 100%. Assolutamente sì. Molto in profondità, il giro di Sion, purtroppo qua facile ancora una volta senza neanche Suprema da parte di Sivir riposizionarsi dietro a quel muro. Per Clowny c'è poco da fare, pulisce l'ondata del barone, ma ora si va verso il drago. È un drago che darà l'anima e a conti fatti chiuderà comunque una partita che ormai si sta svolgendo al suo termine. Qua
C'è poco anche da fare gli scaramantici e le caster gufate. Qui ci vuole ben più di qualche caster gufata. Ultima speranza per i Shams e Sapp. Devono fare qualcosa. Steal sul drago, un fight miracoloso. E ancora una volta bloccato il giro per N. Clowny rischia grosso. Guardo Skarinin insieme a quell'Alistar su due. Ci prova comunque Spooky. Frescow in buona la stasi. Esce fuori Clowny. Troverà comunque un po' di danni, ma non basta. Shutdown da parte di quella povera Kali. Sotto addormentamento. Il knockout finale. Signori, Carneficine. Triple key per Supa. Supa Fisports devastati. A cosa serve questo drago infernale? Si va dritti verso la tana. Già, nemmeno degnarsi della corsa all'anima. Ormai con barone alla mano, tutti questi superstiti di G2 Arctic hanno fame di punti, hanno fame di sopravvivenza. Il loro primo game non li eliminerà dalla corsa ancora. Vogliono giocarsela sugli altri. Primo punto per i G2 Arctic in questo gruppo B dello European Masters. Una giornata che inizia con il piede giusto. Esatto, se volevi vincere tutte quante, questo è il primo passo per farlo. Step 1, vincere. Ed è così. Ottima vittoria a G2 Arctic, se la portano a casa. Una prima vittoria quindi fondamentale, seppur contro, abbiamo detto, un team forse sulla carta sfavorito, nonostante lo score molto interessante, però è già un primo punto che ti porta a casa, la convinzione e la determinazione. E a conti fatti, anche non perdere tempo sul drago, sì. Chissà, magari in zona spareggio, avere magari quel long time sulle plays potrebbe avere magari un significato. Comunque, potrebbe sì, avvantaggiare un pochino magari eventuali side selection, sai, queste sono le cose qua. Solitamente nell'avanzamento verso quegli spareggi. Però sì, l'hai detto, è un percorso a più step. Step 1 è vincere, step 2 è vincere di nuovo, step 3 vincere è molto. Vincere una terza volta e poi eventualmente anche lo step 4 vincere nello spareggio, ma insomma. E poi c'è del poetico tutto sommato, perché certo, se ti puoi qualificare, certo, quale modo migliore se non battere tutte le restanti? Assolutamente, che ti sono sopra. Assolutamente. L'ladder vero e proprio. È l'unico modo, è la ladder per G2 Arctic e non è nemmeno una ladder garantita, perché potrebbe persino essere che battono tutti e tre i loro avversari, comunque non riescono a qualificarsi. Gli altri team hanno accumulato i punti nel girone d'andata che potrebbe permettere loro di avere quella salvezza, anche se cedono tutto adesso ai G2 Arctic. Ma una partita che abbiamo visto praticamente a senso unico, quel grafico di Gold racconta una storia ben chiara, una salita costante senza lasciare mai veramente spazio di ripresa ai Shimes e Sapap, che aprono la giornata con una sconfitta. Non sono quindi loro i primi a fare il passo sul terzo punto per avvantaggiarsi, vero, un pochino di più verso la vetta, ma uno dei suoi concorrenti, dei loro concorrenti, lo farà in questa prossima partita, perché abbiamo Misfits Premier contro Agorogue, entrambe le squadre su quel 2-1 a cercare la ripresa, a cercare quel terzo punto. Ciao. Quindi se non altro, in ogni caso, per i G2 Arctic potrebbe anche essere abbastanza favorevole come schedule a livello di scontri, quindi cercare adesso un po' di pausa, fanno combattere le due migliori della loro, del loro gruppo. Scannatevi a vicenda. E poi arrivo io e quindi cerco di concludere con velocità. In ogni caso, buona draft tutto sommato da parte dei G2 Arctic. Nonostante siamo arrivati a degli AD carry molto molto lontani, vero, tutto sommato abbiamo avuto 4-5 ban praticamente. Però alla fine quella Sivir ha fatto un lavoro veramente immenso, un bel lavoro. Ha portato a casa la tripla uccisione sul teamfight finale, un DPS continuo, ha attirato molto certo l'attenzione degli assassini dall'altro lato, che comunque sono riusciti forse una volta a eliminarla in quelle schermaglie. E anche se ricordi come è partito il tutto con quell'aggressione livello 1 dei Shames e Sapap, che cercano di punire Supa, che cercano di aggredirlo con la sua Sivir immobile, vulnerabile, senza quello spell shield livello 1, cercano di spingere, scambiano un po' summoner spell, ma poi è proprio quell'aggressione a tradirli, è proprio quel voler spingere al massimo, interrompere il recall, si trovano chiusi dal teletrasporto alle spalle. Questa è l'azione un po' macroscopica, quel vantaggio di strategia che ti aspetti da un team che arriva dal campionato spagnolo rispetto a un team che arriva dalla Lega dei Balcani. Qui queste sono le differenze che dovrebbero vedersi, quelle su cui, quel fulcro su cui far leva per cercare di portarti a casa dei vantaggi. In questa prima partita è arrivato, abbiamo già preventivato che le altre due dei G2 Arctic non saranno certo facili. Così semplici. Abbiamo Misfits Premier, nomi di tutto rispetto anche all'interno del roster, Agorogue campione in carica, quindi insomma è un percorso tutto in salita per i G2 Arctic, però il primo passo, l'unico che per adesso possiamo vedere, è fatto nella giusta direzione. E questo vuol dire che sono ancora in gara, sono ancora sopravvissuti all'interno di questo gruppo. Non è ancora finita. Ecco, questo è, devono ancora rimanere tesi quanto basta per portarsi a casa almeno la giornata e cercare di guadagnare quante più vittorie possibili. Però sì, c'è anche da dire che purtroppo, per fare anche un sunto un po' generico, per generalizzare un po', però diciamo che il volere a tutti i costi chiudere velocemente la partita, affossare quella Sivir, ha creato quella situazione dal ci provo, poi però muori una volta, muori due volte, muori tre volte e poi è tardi. Già. E quindi ha un po' anche, il problema è stato anche un po' giocare questa draft su, come dicevi te, molti individualismi che però contano comunque sulla possibilità di fare queste azioni individuali. Già. Se tu però vai a fidare il nemico, esatto, è
un po' difficile poi fare gli 1v9 pazzerelli, perché tanto siete pari, perché esatto, non siete più pari, e anche se provi ad aggredire su pochi altri che sia, trovi delle forti dei forti ostacoli. Sì, prima tra tutti anche lo stesso Oscar Inin, che è una bestia, è diventato a un certo punto. Esattamente, un pochino schiavi della loro stessa composizione. Questo è quello che devi fare, forzare l'aggressione, cercare di partire con il piede giusto e snobolare su di quello. Se partendo il primo avvio giri la chiave, la macchina, il motore non parte, provi una seconda volta, una terza, sai però che prima o poi deve partire, non puoi far altro che continuare a girare per cercare di trovare quella partenza, trovare quell'avvio. Alla fine non è mai arrivato e siamo arrivati purtroppo a quel mid-late game dove gli Giuartic erano a casa, ma ampiamente, erano già sul divano con i piedi sul puff che si stavano godendo quasi la prossima partita. La partita stessa. Non stavano guardando la loro partita con già salatini era... e bibite. Gioca bene quella di comunque sì, interessante anche comunque il cambio a livello di corsa inferiore, anche perché comunque avere la possibilità di poter intercambiare con i sub tra Efias e Supa stesso ti può permettere comunque in corsa inferiore di potertela giocare in maniera un po' diversa, con un playstyle completamente diverso comunque tra i due player. Già, tra l'altro non ero nemmeno a conoscenza di come mai è arrivato Wajan all'interno della prima partita di oggi. Sarà soltanto per la prima, sarà per tutte, sarà un cambiamento stabile per adesso. Questo primo game ha dato i suoi frutti sicuramente per un impegno più che individualistico di squadra, perché comunque abbiamo visto G2Arctic vincere questo team con sì delle grandi performance individuali, ma principalmente con un grande lavoro di squadra, un grande gioco di squadra. Vero. Una composizione che puntava su quello e che portava a quello come obiettivo, come risultato finale. Questi inseguimenti, queste schermaglie, li abbiamo visti dare il favore ai G2Arctic, perché venivano costruiti per farlo, cercare queste aggressioni, anche se gli avversari provavano con il engage, con il tank, a mettere nei guai gli avversari, non c'era mai veramente quella minaccia, perché Samira schiacciata in fase di corsia, ben pochi danni. Kane impossibilitato nello snowball, anzi danneggiato lui stesso, inseguito, abbattuto, affossato anche lui in quell'early game. Akali praticamente invisibile per tutto l'early mid game, con soltanto qualche capolino in alcune delle schermaglie, ma ben lontana da essere quell'assassino minaccioso di cui hai bisogno per mettere in, per impensierire i carry della composizione nemica in un late game. E anche qua, per l'appunto, l'abbiamo visto, team fight che non hanno mai portato veramente in pericolo Supa, quindi libero di poter fare un po' quello che voleva. Esatto. E per concludere anche la parentesi, FS o meno, te la puoi comunque giocare intercambiandoli per appunto in quella corsa inferiore, un po' tra Watch, un po' da FS, puoi giocartela un po' come vuoi, anche perché per appunto, ripeto, cambia anche un po' il playstyle della corsa inferiore stessa, quindi ti aiuta sicuramente a modificare qualcosina. In ogni caso, sopra pressione per appunto il prossimo match. Ma come sempre, una piccolissima pausa prima di tornare qui su PG Esports per goderci questa incredibile giornata di European Masters.